In casa del signor Prospero Bellone, nato nel 26 novembre del 1923, oggi 26 novembre 2023 celebra i suoi 100 anni. Ad accudirlo in questo momento è il nipote Salvatore Bellone, direi uno dei prediletti. E oggi c'è grande festa, l'amministrazione comunale è coinvolta ed è questo il primo assaggio di una bella manifestazione che si snoderà tra qualche mezz'oretto, un'oretta. Buona giornata a voi. E allora chi è? Don Prospero! Don Prospero! Guardate qua! Sollecitato, un sorriso! Auguri! Auguri! Va bene, va bene! Rosario, facci vuole un Questo è un piccolo pensiero da parte di tutti i ragazzi per lei che ama sempre leggere. Avete donato il libro immigrato. Ne leggo la dedica. Aspetta, tizia. Un attimo, posso leggere la dedica, poi glielo passo. Le suore, i ragazzi, l'equipe educativa di Santa Chiara sono liete di porle migliori auguri. Va bene, va bene. Questo è bene, va bene. Interesse per la vita, per le cose che accadono.
Bene, allora posso prendere grazie. Allora mettiamo al centro Gesù, per questo siamo qui, è Lui che ci dà la vita. Lo sentiremo anche nella parola. Vogliamo mettere su quest'altare tutta la nostra esistenza. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Il Signore è il mio pastore, non amo di nulla. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non amo di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Anche a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero forestiero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti vi risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? Il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare.